Hello everyone from AC News. Let's see today's trailer and cinema news is coming up. La cattiva è tornata. Il processo è iniziato e non nel migliore dei modi. Ma all'orizzonte spunta un nuovo cattivo. Il suo castello. Supereroi sempre più improbabili. La Liguria è nuovamente in pericolo. E nuovamente sono tornati i Buio Pesto. Il solito gruppo di cantanti all'avventura e con loro i soliti poliziotti, i soliti bambini, i soliti imbecilli. Ma quando tutto sembra perduto, arriva Capitan Basilico, sempre pronto, sempre deciso, sempre coraggioso, o quasi. I suoi amici sono tutte persone importanti. Ma mi era basso. Poverino. Ce la farà ancora una volta il nostro supereroe a sventare il malefico piano dei malviventi? Beh, forse. L'associazione Buio Pesto, la Videolandia e la Liguria Film Company presentano 700 attori, 1000 collaboratori, 85.000 comparse. Il film italiano con il più alto numero di comparse. 2 ore di divertimento, di risate, di emozioni, di sentimenti. Di improbabili supereroi, di supereroi veri, di imprese impossibili, di perfidi cattivi e di bambini sempre più incontenibili. Dopo il grande successo di Capitan Basilico, Capitan Basilico 2, i fantastici 4 più 4. La prossima volta, scuola per maghi, altro che supereroi. Nei cinema. Elle Fanning, breakout star from J.J. Abrams' Super 8, continues on her line of interesting projects. The daughter of Dakota Fanning's sister will interpret a role in We Brought Zoo by James Cameron, alongside Matt Damon and Scarlett Johansson. Deadline reports that Fanning will also be in Bomb, a periodic drama written and directed by Sally Potter. Fanning will be an adolescent during the Cold War, who has to face up with her personal issues and the fact of saving the world from the annihilation of the atomic bomb. J.J. Abrams is thinking of someone in particular for the role of the villain in Star Trek 2, that is Benicio del Toro. The director confirmed that nothing is yet decided, they're not even in negotiation. It is also obscure which role del Toro would actually play. Maybe a new version of Khan or another Klingon? Who knows? Interesting is that the director has wanted to work with Del Toro for many years, and for him he has a great talent that could lead him to play any role. That's all for today. See you soon from AC News.